chiedere questo punto non direttamente di Luca Conteri, di Telecom, per capire, tornando insomma, quante macchine percorrono questa autostrada telematica. Dunque, provo a fare un ragionamento, parto un po' più da lontano, ma poi vorrei anche spiegare il ruolo di Telecom, perché come diceva appunto il Presidente Brizzo, Telecom ha un ruolo di, come dire, di abilitatore di altri operatori, no? E quindi provo a spiegare un po' meglio il nostro ruolo. Dunque dicevo, noi abbiamo in sostanza con questa aggiudicazione, con questa concessione, tre ruoli: quello di gestire e mantenere la rete, quello di vendere, come diceva il Presidente Brizio, pezzi di fibra a terze parti, e poi di ritagliare, come previsto dal bando, un 20% dell'infrastruttura di rete per i nostri utilizzi, così come gli altri operatori possono fare per i propri clienti. Ecco, vorrei fare solo alcune considerazioni rispetto al fatto che questo non è un progetto isolato in termini di larga banda, ma si inserisce in un contesto più ampio di copertura della larga banda sul territorio della Regione Piemonte e sulla provincia di Torino. Allora cito due numeri che danno un po' il senso di quanto siamo virtuosi a realizzare banda, ma soprattutto quanto siamo virtuosi a farla adottare. A fine 2005, inizio 2006, nel momento in cui è stato scritto il famoso protocollo d'intesa tra Telecom Italia e Regione Piemonte, i comuni, se mi allargo un po' alla Regione Piemonte, no? Della Regione Piemonte che avevano la copertura larga banda erano circa 300, con una copertura che era minore una copertura delle linee che era minore dell'80%, 79%. A tre anni data, quindi alla fine del protocollo, noi con un investimento a carico di Telecom, come evidentemente questo prevedeva il protocollo, abbiamo realizzato una copertura pari al 96,3%, quindi 96,3% delle linee, quindi mi riferisco ovviamente alle linee residenziali, così come alle linee business, oggi ha disponibilità di larga banda, con una copertura di comuni, sui 1206 comuni della Regione Piemonte, pari a circa 1000 comuni. Quindi questo è un dato importante in termini di abilitazione del territorio. Quindi c'è tutto, mi verrebbe da dire, no? Quindi abbiamo la banda, oggi ovviamente c'è il 4%, dove i patti territoriali vanno a intervenire, non solo i patti territoriali, no? Nelle aree a fallimento di mercato dove l'operatore non può, per motivi economici, intervenire. Quindi direi che la copertura della provincia di Torino, vi do un dato, è del 98,5%, quindi siamo veramente a numeri asintotici rispetto alla totale delle linee. Bene, allora diciamo dove siamo arrivati in termini di adozione in Piemonte sull'utilizzo della DSL. Bene, il dato è abbastanza inquietante rispetto a questi numeri che citavo, perché soltanto il 41% delle linee oggi ha la DSL, quindi i nostri clienti sono per i nostri clienti, non i clienti di Telecom, il mercato della DSL in Piemonte è solo pari al 41% rispetto al potenziale disponibile, no? Quindi questo è un grande paradosso, evidentemente. Quindi è giusto continuare a investire in infrastrutture, però è altrettanto giusto iniziare a investire in cultura digitale, perché altrimenti si supera il divario digitale, ma il divario culturale è molto molto ampio. Ecco, tornando un po' al tema delle imprese, perché si parla di tecnologia, però forse dobbiamo parlare di imprese di adozione, no? E io credo che questo sia uno strumento formidabile, soprattutto in un momento di crisi. I nostri clienti spesso ci dicono: non possiamo comprare perché dobbiamo ridurre i budget. Ecco, ma paradossalmente è proprio la tecnologia che oggi abilita l'innovazione, la competitività, l'efficienza nelle aziende, soprattutto sul mondo della piccola e media impresa. Quindi la tecnologia è sicuramente uno strumento, ma l'adozione dei servizi, cui faceva riferimento Giovanni Ferrero, quella parola strana, cloud, che vuol dire poi alla fine i servizi in rete e l'applicazione come servizio, dove il servizio applicativo non sta necessariamente sotto la scrivania della nostra impresa, ma sta nella rete. Questo è un grandissimo elemento abilitante all'abbattere i costi di accesso al servizio e a provocare e stimolare efficienza in azienda.
Aggiungo un po' un'ultima cosa sul piano tecnologico, poi spero ci sia ancora uno spazio in un secondo giro per fare qualche ragionamento in più sui temi dei servizi, che quando parliamo di tecnologia oggi sempre di più parliamo di larga banda fissa, ma se vi affacciate dalla finestra scoprite che si parla sempre di più di larga banda mobile, no? Quindi i ponti radio mobili, no? Però si diceva in apertura che questo è un territorio che è di eccellenza. Bene, è un territorio di eccellenza perché siamo i primi, ancora una volta, in Italia a sperimentare via Torino, via Garibaldi, la tecnologia mobile LTE, che LTE sta per Long Term Evolution, è una tecnologia a larga banda che permetterà, perché è un pilot, raggiungere bande mobili di 140 megabit al secondo, fino a 140 megabit al secondo, quindi siamo oggi la DSL di casa, quella si possono fare nomi, non faccio nomi, nessuna pubblicità progresso, però si parla di 20 megabit, ok? Quindi stiamo parlando di tecnologie mobili a 140 megabit, sono una realtà qui a Torino, in sperimentazione, abbiamo visto che siamo un punto il punto d'eccellenza sono i laboratori di T-Lab qui a Torino, lo stiamo sperimentando e ovviamente la tecnologia ci dovrà aiutare per produrre poi le chiavette a 140 megabit al secondo che siano di dimensioni più piccole di un PC. E su questo ovviamente ci si sta attrezzando, quindi le tecnologie saranno disponibili già dal 2011.